hurt you be if you had given to protection? Carissimi amici, martedì sera, ore 22, il vostro Hidalgo, triste come sempre, stasera poi più triste del solito perché parleremo di libri, quindi la situazione diventa drammatica, specialmente in Italia, non so negli altri paesi, ma in Italia la situazione è veramente tragica. Parleremo, ma non proprio di libri, utilizzeremo i libri per parlare dei loro lettori all'interno della letteratura digitale. E siamo in un mondo digitale, più volenti o nolenti non possiamo farne a meno, ma quindi anche la lettura, se ci sarà una lettura, cioè di persone interessate a leggere i libri, ma anche a documentarsi su fatti tecnici ed altro, dovranno fare i conti con questo nuovo sistema. I libri. Vorrei partire con una battuta che mi ho letto l'altro giorno su un giornalino di enigmistica che mi ha fatto molto pensare. Il ragazzo va a casa della ragazza e gli porta un regalo, gli porta un libro. La ragazza prende il regalo, lo scarta, vede che è un libro e dice: ma caro, c'ho già un libro. Quindi capiamo che da questa battuta di spirito il concetto del libro è molto ridotto. Dall'altra parte, invece, amo sempre ricordare Don Milani e la scuola di Barbiana, un micro paese sulle colline fiorentine, che diceva ai suoi alunni una cosa fondamentale, che adesso purtroppo tutti i giovani hanno dimenticato. Più parole si conoscono, meno saremo soggetti agli altri. Nel senso che più hai un bagaglio culturale, nel senso parole, cultura, si potrebbe dire, più hai la possibilità di confrontarti con chi vuole, in parole povere, metterti i piedi in testa. Terzo punto per cui volevo parlare di queste lettori e del mondo della lettura digitale è che siamo in questi giorni abbiamo accolto il nuovo Premio Nobel per la letteratura 2017, persona sconosciuta ai più, e Kazuo Ishiguro, spero di aver pronunciato bene il suo nome, un giapponese naturalizzato inglese, infatti quando aveva 5 anni è venuto in Inghilterra con i suoi e ha visto solamente il Giappone già da adulto, uno scrittore per lo più sconosciuto. Noi, a dire la verità, si pensava ad Hakuri Murakami, che è invece uno scrittore giapponese in Italia molto conosciuto, che ha pubblicato una marea di libri, e alcuni li ho letti ed è veramente estremamente interessante. E quindi, quando, ecco, nei giorni del premio Nobel, sembra che ci sia un risveglio, un interesse maggiore sulla letteratura. Anche perché le ultime volte abbiamo visto che ci sono stati tanti dinieghi, tanti, come si potrebbe dire, dubbi. Innanzitutto, anni fa, sul premio Nobel Dario Fo, il nostro italiano, poi l'anno scorso con Bob Dylan, Fred Zinnemann è stato insignito del premio Nobel. Io onestamente sono d'accordo con queste scelte,
Innanzitutto Dario Fo, pur essendo laureato in storia dell'arte, e i suoi commenti degli quadri famosi dei pittori antichi sono veramente lezioni d'arte incredibilmente ben fatte. Dobbiamo ricrederci su questa cosa, perché Dario Fo, con il suo modo di fare teatro, tra lui e sua moglie, hanno riportato testi antichi della prima letteratura alla conoscenza del più grande pubblico. Per quanto riguarda Bob Dylan, invece, Bob Dylan viene cantautore, è sempre comunque un poeta, perché un cantautore, fosse un cantante solo, allora avrei qualche dubbio, perché in definitiva il cantante prende una partitura e un testo di un altro scrittore, di un altro autore, e lo interpreta. Invece chi scrive canzoni, e canzoni impegnate come sono sempre state quelle di Bob Dylan, deve essere per forza un poeta, non può essere altrimenti. Ma sai, il lettore italiano, non so negli altri paesi, questo lo dico sempre, storce il naso perché è rimasto ancora al Pascoli, è rimasto al Carducci, è rimasto ai poeti della propria infanzia, quando bisognava studiarli a memoria, e alla mattina venivamo interrogati sul fatto che se lo sapevamo o non lo sapevamo. Ma diciamo, terminiamo questo primo approccio ai libri, casomai se ce ne sarà bisogno faremo altre trasmissioni mirate proprio alla letteratura, e vorrei parlare della condizione della lettura in Italia. E qui casca l'asino, come si suol dire, nel senso che l'italiano medio non ha, o almeno ha, un approccio molto 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 limitato alla libreria o anche alle biblioteche. Certo, si dice: ah, ma i libri costano tanto. In effetti, un libro, un bestseller, un autore che ha appena pubblicato, mettiamo Dan Brown, che adesso sembra che abbia pubblicato una nuova avventura con il solito professor Langdon, se non erro, viene intorno alle 21-22 euro. Ma devo dire che è una scusa irrilevante, perché come me, che ho poco spazio in casa e tanti libri, a un certo momento ho smesso di comprarne perché non sapevo più dove metterli, a dire la verità, e tanti ne ho regalati, e mi sono appoggiato alle librerie di Bologna e al loro database, in modo che, se proprio mi viene voglia di leggere qualche novità, basta che interroghi il database degli archivi bibliotecari di Bologna, questo c'è in ogni città comunque, e se non c'è il libro a disposizione, prenotarlo, e in breve tempo ti arriverà la telefonata della bibliotecaria che ci conferma che il libro è a mia disposizione. In Italia, secondo i dati dell'ANSA, 4 milioni di lettori in meno, cioè il 57% di quelli, dei lettori, dei potenziali lettori, diciamo, non ha mai letto un libro.
e nel 2016 33 milioni di italiani non hanno mai letto o preso in mano un libro. È una cosa triste, indubbiamente. Qui si parla di libri di carta, poi parleremo dei digitali. È un dato che Istat presenta a tempo di libri, che è un'indagine che viene fatta ogni anno sulla situazione libraria, sul il mondo delle librerie, non delle biblioteche certamente, delle librerie, e i risultati sono questi, risultati veramente opprimenti. Ma anche fra i bambini, parliamo un attimo degli adulti innanzitutto. Il calo dei non lettori, il calo dei lettori, quindi la presenza di non lettori, il 64,5% sono maschi e il 51% femmine, almeno questo. Le femmine, fra le tante cose in cui ci battono, anche questo è indubbiamente un fatto positivo. E come fascia di età, gli uomini tra i 25 e i 74 anni si attestano sul 62-66% e arrivano al 72,9% dai 75 anni in poi. Invece nei giovani tra gli 11 e i 24 anni le non lettrici sono dai 38 ai 42 e dai 25 la quota inizia a crescere, ma si mantiene pressappoco intorno al 50% di non lettori fino ai 64 anni. Ultimi dati, poi passeremo ad altre informazioni, anzi passeremo a una musica, caro regista. Parliamo del mondo dei bambini, perché anche loro vengono compresi in questa statistica. Tra i 6 e i 10 anni il 9,3, tra gli 11 e i 14 il 13,9, dai 15 ai 17 gli 11,6. Quindi è abbastanza omogenea la mancanza di interesse per i libri. Ma una domanda indubbiamente ce la dobbiamo fare. Per quale motivo, parlando dei ragazzi proprio, poi vedremo il discorso degli adulti, per quale motivo non è? Perché manca in Italia l'educazione a leggere. Perché come ogni esempio ci porta a fare una determinata cosa, i ragazzi d'oggi vivono in case dove i genitori non leggono e quindi sono portati per modificazione genetica, vorrei dire, a non leggere. E poi dobbiamo dire che ci sono i videogiochi, c'è la televisione, e parlare di televisione e di letteratura certamente dobbiamo parlare del coinvolgimento che ha la televisione nell'ambito del non leggere. Indubbiamente guardare un film è molto più facile che prendere un libro cartaceo o digitale che sia, non ha importanza, e leggerlo. Ma vi assicuro, io sono un lettore, potrei dire, compulsivo. Ho cominciato a leggere a 11 anni, non è che prima non sapessi leggere, questo indubbiamente. Anzi, ero molto bravo a leggere e mi ricordo che ho vinto dei premi alle elementari proprio per la mia capacità di leggere
e questo è dovuto a mio padre che era maestro. Ma ho amato i libri da subito e le mie prime letture sono state i libri di Sherlock Holmes, proprio perché in casa mio padre aveva alcuni volumi della raccolta di Sherlock Holmes, che continuo oggi a 70 anni a leggere con molto piacere. E quindi, e poi non ho mai più smesso, perché diventa una droga la lettura. E io spero che invece di drogarsi per cercare fughe dalla realtà, si può benissimo prendere un libro e si ha la stessa fuga dalla realtà, ma molto, 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 molto meno pericolosa. Ultima notazione, molto a causa di, anche qua nelle statistiche, dice che tra chi usa internet tutti i giorni, i non lettori sono il 45,6%. Quindi vediamo che la cosa non cambia. Benissimo, cari amici, abbiamo fatto una piccola carrellata sulla situazione della lettura in Italia. Come visto, il vostro povero Don Chisciotte, che si era completamente, mi sono completamente rovinato, come si legge nel libro che mi ricorda il libro di Cervantes, si è completamente rovinato per acquistare libri che allora erano più che altro libri di cavalleria. E questa è la situazione. E io adesso chiederei al nostro regista, il nostro Ugo, di mandarci qualcosa. E tu, Ugo, leggi qualcosa o sei sempre attaccato a internet? Io, allora, innanzitutto buonasera a tutti quanti, soprattutto buonasera a te, Alfredo. Grazie. Io un tempo leggevo di più, lo ammetto, adesso leggo molto meno. E, diciamo che più che altro viene più comodo ricercare notizie, informazioni tramite internet, ammetto la comodità. Quello sì, quello è vero, hai ragione, su questo internet è una mano, infatti adesso i giornalisti non vanno più in giro, prendono le informazioni direttamente da lì, cattiveria. Esattamente. Però diciamo che, anzi senza il però, il libro, intendo in forma cartacea, almeno per me, ha sempre il suo fascino. Quindi è sempre meglio, è sempre preferibile un buon libro. Sì, questo indubbiamente. Però in un'economia devastata come quella in Italia, qui, pur essendo amante dei libri cartacei, devo dire che comunque... possiamo tramite gli ebook o comunque tramite i lettori digitali leggere quella letteratura che non abbiamo mai affrontato, la letteratura classica, la letteratura importante, chiamiamola così, senza togliere nulla alla letteratura moderna, la possiamo affrontare con o gratis o con spese estremamente ridotte, che si aggirano di solito tra un euro e mezzo, 2 euro, 3 euro al massimo. Quindi voglio spezzare, pur essendo un lettore cartaceo, una lancia a favore della lettura digitale. Ma adesso passiamo alla musica, che indubbiamente leggere accompagnati da una buona musica, soft, è sempre una cosa molto piacevole. A te, Ugo, con una buona proposta. Esattamente. Qui ripropongo un artista che è già passato su Radio Science, però che è sempre un piacere. Lui, o meglio, mi pare sia una lei, Alex Cohen,
E la canzone è Good Old Time. Buon Ok, ascolto. grazie. Bene, allora il nostro caro regista Ugo mi ha dato il via, insomma, entro io, caro Alfredo, in trasmissione, cioè, entro proprio a gamba tesa perché non ero neanche prevista la mia presenza qui questa sera dalla parte opposta del vetro. Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e che ascoltano questa trasmissione. Io sono entrato per due cose fondamentali. Uno riguarda il Media Center, darvi dei suggerimenti su come collegarvi al nostro Media Center, perché sapete, cari amici, che Radio Saiuz ha messo su questa piattaforma, l'ha messa in piedi proprio e la stiamo testando, proprio la stiamo ammazzando con il test per cercare di capire come funziona, se va bene, insomma, se è accettata da tutti quanti. Quindi prendete carta e penna oppure mettetevi, digitatevi sulla tastiera questo indirizzo, andate su www.saiuzmedia.it. A un certo punto vi troverete una bella schermata di accesso, perché l'accesso al Media Center è tramite un user ID e una password. Ma per dare appunto modo a tutti quanti di entrare senza password, abbiamo dato una parolina magica che si chiama ospite, e da digitare come utente. Quindi vi trovate nella prima riga l'utente, ci inserite ospite, non inserite password. Più sotto andate su accedi, e vi ritrovate magicamente in questo Media Center. Media Center, dove all'interno troverete non solo notizie e informazioni per quanto riguarda tutte le nostre trasmissioni, quelle che sono andate in onda e che vanno in onda, ma troverete le nostre web radio e web TV del network. Oppure anche se volete seguire qualche televisione sul digitale, del digitale terrestre, che sono quelle piccole emittenti, badate bene, non mettiamo grandi emittenti noi, ma quelle emittenti locali. Possono essere emittenti della Basilicata, della Calabria o del Veneto, da qualsiasi regione stiamo inserendo, in modo da poter seguire anche la cronaca locale per chi fosse curioso di seguirla, oppure per chi è appassionato per questo genere di emittenti, quelle piccole locali, mi raccomando. Quindi stiamo cercando un po' di stravolgere quello che è
che la mentalità oggi, dove tutti i grandi network, le grandi televisioni si inseriscono, non solo hanno fregato tutte le frequenze, ma si inseriscono in internet e cercano di farla da padrone anche lì, anche perché poi l'informazione va al remengo, come si suol dire. Quindi ricordatevi saiuzmedia.it, come utente inserite ospite, nessuna password, accedete e vi ritrovate all'interno del nostro meraviglioso Media Sender. È molto importante anche un feedback da parte vostra, quindi se volete scrivervi, insomma, fatelo tranquillamente mandandomi un'email oppure un SMS oppure un messaggio WhatsApp al numero che voi sapete, 393 78 80 195, insomma, mandando il vostro parere. Altra notizia, caro Alfredo, qui ti tiro in ballo però, ci sei, caro Alfredo? Ma certamente, sto seguendo con molto interesse. Benissimo, quest'altra notizia è molto importante perché riguarda la tua trasmissione. Questa trasmissione, Don Chisciotte e Mulino a Vento, caro Alfredo, va in onda questa sera e poi fra due martedì, giusto? Perché diventerà bisettimanale, o no? Bisettimanale. Bimensile. Bisettimanale un po' troppo. Anche se non ho niente da fare come pensionato, ma quindi, è un po' troppo. Però sai, insomma, per lasciare, come ti ho detto, caro mega regista, sì, no, anche perché appunto per lasciare spazio purtroppo ai nostri tempi, dato che questi sono questi lavori che noi facciamo, queste trasmissioni che facciamo sono tutta opera di persone che si mettono del volontariato, ecco, usiamo questa parola, all'interno, quindi automaticamente, quindi cari amici, noi non siamo pagati da nessuno, nessuno ci paga, e quindi tutto quello che facciamo lo facciamo gratuitamente, senza avere nulla in cambio se non l'affetto. Dopo non abbiamo mai incontrato qualcuno che ci disse più che altro a noi molte volte ci serve quell'affetto che ci viene da parte del pubblico, da parte delle persone che molte volte mi scrivono oppure ma sai, ho seguito quella trasmissione, mi è piaciuto, oppure sai, hai detto una stupidaggine in quella trasmissione, perché cioè, queste cose fanno piacere, anche perché ho scoperto, facendo una piccola statistica delle nostre web radio, soltanto sulle nostre web radio, quindi non prendendo un solo click, cioè uno valido, come si dice in gergo, connessioni, una connessione, perché una persona può anche collegarsi 3-4 volte in un giorno a una web radio, però ne vale la prima connessione, abbiamo scoperto che c'è stato un aumento progressivo di oltre il 45% da quello che ho notato rispetto all'anno scorso, e questo mi fa molto piacere, ma non tanto perché siamo diventati 11 web radio, caro Alfredo, ma perché le ultime tre nate sono ancora nuove, ma perché si stanno consolidando le web radio del nostro network, quelle storiche, che partono dalla tua Radio Reno Web, caro Alfredo, che ripeto, Radio Reno Web di Alfredo Story, cioè arrivando a Radio Favola Veneto con tante cose che Massimo Bonella sta mettendo in campo, soprattutto anche un certo lavoro di squadra con tutte quelle informazioni che riguardano quel paese di Favola Veneto, la zona di Favola Veneto qui in Veneto, ma parliamo anche di Radio Valdichiana, che la Radio Valdichiana è un emittente che riguarda proprio quel territorio, e quindi cercheremo sempre di dare diciamo quella maggiore attenzione all'informazione che è lì. Poi abbiamo aperto anche quell'Istria Oggi, quella trasmissione diciamo sull'Istria, sull'informazione di Istria, che sono molto interessanti per i nostri connazionali, per le persone che ci vogliono seguire da quelle zone, che anche lì è stata ben accetta, quindi stiamo facendo un buon lavoro, di questo sono contento. Benissimo. Quindi cari amici, il Media Center, quest'ultimo nato del diciamo come lavoro del network di Radio Science Network, e visitatelo e ricordatevi che la trasmissione Don Chisciotte e Mulino a Vento andrà in onda ogni due settimane, ecco, faccio prima a dire così se non mi sbaglio di nuovo, caro Alfredo. Io direi che alle 22:31 la mia incursione a Gambatesa
Cioè, ma può terminare se no dicendo che sono molto dispiaciuto di quello che sta succedendo in Catalogna, ma non tanto per il fatto per la Catalogna, ma per il fatto che vogliono distruggere una nazione, la Spagna. E secondo me dietro c'è qualcosa di molto grosso. Sì. Bene, Alfredo, a te la palla, come dico va sempre. Bene, un caro saluto a tutti i nostri amici. Ti ringrazio innanzitutto di tutte le precisazioni che hai fatto, che sono sempre molto utili, e anche del successo che ha tutto il network. Ma chissà, forse ricomparerò con qualche altra trasmissione, con qualche altro argomento, non si sa. Come io dico sempre, come diceva James Bond, mai dire mai. Mai dire mai. Non si sa mai. Riprendiamo la nostra chiacchierata dopo questo interessantissimo intermezzo informativo che ci è stato molto utile, parlando della situazione adesso degli ebook. Partiamo dagli Stati Uniti, perché tutto è nato lì in definitiva. Negli Stati Uniti, per la prima volta dal 2015, gli ebook hanno registrato una crescita del 3,4%, ed è stato tutto merito del modo con cui gli editori digitali, perché sono anch'essi editori, non sono cartacei, ma c'è un'editoria digitale che propone in continuazione opere vecchie e opere nuove. E quindi, mentre le vendite dei libri cartacei sono complessivamente cresciute del 2,4%, quindi come vediamo, anche se per un solo punto, l'editoria digitale sta prendendo piede. E poi c'è da parlare invece anche di un altro settore che per me è molto interessante, quello degli audiolibri. Ho sempre avuto, quando si parlava di audiolibri, un forte interesse per questo settore che si trova adesso anche normalmente nelle nostre librerie, perché invece di ascoltare in auto o in casa, o anche per persone ipovedenti, non utilizziamo invece gli audiolibri, che ci presentano opere antiche, classiche o moderne, lette da grandi attori, quindi lette in maniera impeccabile, e non le possiamo ascoltare così, nei momenti di relax. Invece di metterci la cuffietta, come si vede che adesso tutti girano o con le cuffie grandi o con le cuffiette, invece di ascoltare musica assordante, non ci gustiamo un buon classico o un ultimo libro pubblicato. È una cosa per me veramente molto 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 interessante. Infatti, nell'ambito del digitale possiamo congratularci con gli audiolibri, perché hanno avuto, a differenza dell'incremento dei libri digitali, un aumento del 32,5% nei primi 5 mesi dell'anno e a maggio del 43,4% addirittura. Quindi vediamo che c'è un incremento dei lettori, ma posso dare un termine particolare, dei lettori passivi, cioè che non si mettono, non prendono dalla loro libreria o non vanno ad acquistare un libro cartaceo e si mettono comodamente in poltrona e leggono, ma che hanno un rapporto, direi, più veloce con la letteratura. E credo che veramente importante sia questo sviluppo notevole degli audiolibri.
Dobbiamo dire anche che, sempre facendo un discorso riferito a quella divisione che si ha di statistiche tra i giovani e gli anziani, ci sono comportamenti mediatici tra i giovani e gli anziani e gli adulti sempre più omogenei. Cioè non, quella divisione, quella particolarità che divide un po' gli anziani dai giovani, gli adulti dai giovani, si sta omogeneizzando. Infatti dal 2017 questo gap, cioè questa divisione nell'accesso a internet, con un'utenza dell'87,8 tra i 30 e i 44 anni contro il 90,5 dei tra i 19, 14 e 29. Quindi vediamo che siamo già, c'è una piccola differenza del 3% tra le due realtà. Quindi questa ormai differenza cancellata la possiamo utilizzare anche proprio per avvicinarci a questa realtà, sia del libro digitale ma anche dell'audiolibro, che possiamo ascoltare sul nostro computer, lo possiamo ascoltare sul tablet, sullo smartphone o su lettori dedicati. Parlando della pubblicità del digitale, dobbiamo dire che parlando di fiere, ecco, molto spesso siamo interessati a queste fiere letterarie, tipo quelle di Mantova o di altre città italiane, compare poco la sezione digitale, sia nell'ambito dei libri sia quelli degli audiolibri. E non si riescono a trovare questi settori, a parte comunque ci sono alcuni editori come Delos e Delos Digital, specialmente i libri di fantasy o di fantascienza, e Antonio Tombolini Editori, che pubblicano solo libri digitali. Speriamo che col tempo l'editoria, e no, comunque sia l'editoria che le fiere letterarie, che sono un po' il punto d'incontro di molti per assaggiare il mercato o vedere le novità, possano comparire sempre di più. Dobbiamo, per finire questa carrellata, in Italia quando si propone una cosa dice: ah, qui ci porteranno via l'amore per i libri cartacei, cambieranno completamente il modo di leggere, ma questo non è assolutamente vero, perché l'ebook dobbiamo pensarlo, non dobbiamo mai pensarlo come alternativa al cartaceo. Sono semplicemente due modi di leggere che non penalizza assolutamente il lettore né del cartaceo né del digitale. Anzi, dobbiamo dire che il digitale, col fatto della sua trasportabilità, ci consente di continuare a leggere dei libri che leggiamo a casa nei posti più strani. Per esempio, questo è un esempio proprio che mio dell'altro giorno, sono andato in un ufficio
esattamente all'USL per prenotare delle visite e avevo davanti a me più di 30 persone. Non mi sono scomposto, ho preso il mio cellulare e ho continuato a leggere dei testi che mi interessavano. Quindi, normalmente quando si va dal medico o all'USL o comunque in uffici dove c'è una lunga attesa per essere ascoltati, invece di leggere delle riviste che di solito sono vecchissime, non è meglio prendere fuori il nostro tablet, il nostro cellulare o un lettore dedicato, di cui poi parleremo, non so se stasera o in un'altra trasmissione, e leggere un buon libro invece del gossip o di sciocchezze che già la televisione ci riempie la testa. Credo che sia molto importante. Quindi non dobbiamo mai pensare all'ebook come alternativa o sostituzione del libro cartaceo. Per gli scrittori poi dobbiamo dire che molti scrittori che non possono, casomai al loro inizio della loro attività letteraria, non possono permettersi di fare pubblicare il loro libro, stanno passando alla forma digitale perché indubbiamente estremamente più economica e in definitiva con una piccola manualità da imparare è possibile pubblicarli in proprio. E se andiamo a vedere comunque Amazon, che è un po' un punto di riferimento della letteratura sia cartacea che digitale, troviamo tanti nuovi autori, ma anche autori affermati, che scelgono, casomai vicino al libro cartaceo, una sua realizzazione in digitale. Mi ricordo che in America uno dei primi scrittori che tentò la via del digitale, vendendola a un dollaro, se non erro, sul suo sito, fu il grande Stephen King, con una sua, credo, romanzo, serie di racconti, questo non ricordo. Purtroppo, siccome i tempi erano troppo arretrati allora, fu il primo esperimento, il primo tentativo di produrre un libro digitale, non andarono molto bene. Comunque adesso, se andate a scorrere nelle pagine libri di Amazon, vedete che c'è una marea di digitale, che fra le altre cose non devi neanche uscire, andare a comprare il libro, lo scarichi ed è già immediatamente pronto alla lettura, che con programmi per tutte le piattaforme estremamente semplici da usare. E qui, caro Ugo, siamo arrivati al punto dolente che non so se riusciamo a svolgerlo oggi, ma ormai riprenderemo fra 2 settimane, parlare allora del vero, dell'hardware, chiamiamolo così, che ci consente, no, è così, non chiamiamolo così, è così, che ci consente di utilizzare i libri digitali. Ultima annotazione, e poi ormai credo che la nostra trasmissione
corsa molto veloce è finita, parliamo un attimo della storia del digitale, perché come tutte le cose c'ha un suo inizio. La storia inizia con il patron dell'Amazon, quindi vediamo che la lettura digitale è nata in casa del più grande rivenditore, più grande commerciante a livello mondiale di libri, ma non solo di libri, come sappiamo tutti. E fu Jeff Bezos che Kindle, questo modo di produrre libri digitali, ma anche sistemi di lettura digitale, è nato da una sua passione sia personale che professionale. Cioè, avevo osservato che è importante portare la lettura nel mondo digitale. Infatti, nel 2007, in una conferenza introduttiva all'argomento, disse che i libri sono l'ultimo bastione del mondo analogico. La letteratura breve è stata digitalizzata, quella lunga non ancora. Anche se ora, al giorno d'oggi, possiamo scaricare tranquillamente le grandi opere di Dostoevskij, di Tolstoi, di Cervantes, e chi ne ha più ne metta. Proprio per questo dico, è un sistema di lettura molto importante. La creazione, la visione che ebbe Bezos era quella di un sistema, di un dispositivo, diciamo, che potesse essere comparato in maniera sufficiente o comunque in maniera, possiamo dire, sufficiente, sì, va bene, anche sufficiente, ai libri e cartacei. Quindi che il lettore abituato fino a quel momento a leggere libri cartacei non trovasse un'enorme difficoltà a passare al digitale. E che fosse quindi un sistema, un dispositivo molto semplice e allo stesso tempo permettendoci a fare cose che un libro non ce lo può permettere. Per esempio, consentire a un lettore accanito, come dico io, compulsivo, di portarsi all'interno del proprio cellulare o del notebook, se uno vuole, o del tablet, centinaia e centinaia di libri. Ho io un archivio di romanzi thriller americani, tutti dell'ultima generazione, e vi dico che sono 360 volumi, tra cui massimi scrittori tipo Stephen King ed altri di letteratura, thriller, horror e via discorrendo, che lo possiamo mettere tranquillamente su una chiave digitale, chiave, classiche chiavi per portare in giro programmi e testi, e occupa non più di 4-5 mega. Quindi certamente non possiamo mettere in tasca quel numero di volumi o trasportarli, non so, si va al mare, si va in ferie, non possiamo portarci dietro tanti libri. Invece, con una piccola chiave, una piccola memoria, possiamo avere in tasca, proprio letteralmente in tasca,
tutta la nostra biblioteca. Il primo modello di Kindle, cioè di lettore, fu messo sul mercato quindi negli stessi anni, nel 2007. Come dimensione aveva la dimensione di un libro A4, cioè della copertina di un libro, e aveva anche la stessa luminosità, perché fin dall'inizio furono usati lo schermo E-Ink, cioè inchiostro elettronico, che dava lo stesso livello di chiarezza e definizione di un testo come se fosse su una pagina. La batteria aveva anche il dono di non essere come le batterie dei nostri cellulari. Aveva il dono di durare molto molto tempo, addirittura settimane, sempre in rapporto all'uso che se ne faceva, e quindi si poteva stare tranquilli. Non avevi il pericolo che, leggendo il tuo bel libro giallo, thriller, horror o classico, tu non ti rimanessi a metà pagina perché la batteria era scarica. Gli ebook poi, a partire dal 1971, aderirono al progetto Gutenberg, che è un progetto letterario molto importante, con l'obiettivo di mantenere le tracce dei libri nelle biblioteche fisiche. È il primo testo prodotto dal progetto Gutenberg, è la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Poi avanti avanti si crearono sempre nuovi standard e nuovi ebook sempre migliori. E che cosa dà questi lettori? Alcune caratteristiche che comunque potete anche rilevare sul vostro tablet o sul vostro computer. La velocità con cui possono essere girate le pagine, addirittura nei tablet o cellulari e touch hai proprio la possibilità, come su un libro cartaceo, tramite il movimento del dito, voltare pagine. È una cosa, addirittura si vede il foglio che si gira. Hai sempre delle annotazioni interessanti, sai sempre che percentuale del libro hai letto. E addirittura, se il libro è diviso a capitoli, questa è una cosa simpatica, sapevi quanti minuti, a secondo l'andamento del suo sistema di lettura, potevi impiegare a finire di leggere quel capitolo o quel libro. Creato il lettore, bisognava creare anche delle biblioteche che contenessero il digitale. A partire, nacquero quindi dal 99, dei numerosi portali online che distribuivano di solito gratuitamente libri digitali, ma anche i volumi più particolari avevano un prezzo, comunque un prezzo sempre limitato. Ma solo nel 2006 gli ebook read sono arrivati in commercio, cioè i lettori digitali, tramite, che non è stato però Amazon come potevamo immaginare, ma è bensì la Sony, e si chiamava Sony Reader, e già utilizzava uno schermo, come ho detto prima, E-Ink, cioè che poteva essere letto come. In più ci sarà poi le connessioni e la possibilità di ottenere l'accesso alle
wireless 3G, e adesso è già 4G, e via discorrendo. Quindi vediamo che lo sviluppo dei libri e book e lo sviluppo dei sistemi dedicati di lettura è andati a pari passo, e al giorno d'oggi, con le ultime generazioni che abbiamo, ormai la differenza tra l'utilizzo di un cartaceo e un lettore digitale è sempre più ridotta, si avvicinano molto, pur, come ho detto prima, non sostituendole mai. Il libro è il libro cartaceo, e il libro digitale è un'altra cosa, che ci dà delle possibilità diverse, come ho detto, avere in tasca anche centinaia e centinaia di volumi, quindi anche per uno studioso è molto interessante, perché in qualunque posto vada può avere a disposizione la sua biblioteca personale per portare avanti studi di qualsiasi genere. E qui siamo arrivati al punto finale, perché sono già le 11, è vero, caro regista? Assolutamente sì, ma c'è ancora qualche minuto, tranquillamente. Sì, ma adesso non vorrei iniziare un argomento che poi non posso finire. Abbiamo parlato quindi della situazione della lettura tour in Italia, della lettura, perché qua, se noi entriamo con queste conoscenze, cioè con questa consapevolezza che in Italia o non si legge o si legge sempre meno, ed entriamo in una libreria, possiamo avere uno shock proprio, e dobbiamo considerare una cosa, come dicono tanti network, che in Italia ci sono più scrittori che lettori. E adesso, poiché l'editoria è diventata non quel mostro sacro che era una volta, Einaudi, Feltrinelli, e via di Smondadori, via discorrendo, ma è diventato, con i nuovi sistemi computerizzati, quindi digitali, una cosa che ha la portata di tutti. Ormai si crea il proprio ebook, ma si crea anche con estrema facilità, tramite dei portali dedicati, il proprio libro cartaceo da pubblicare, con dei costi certamente molto molto inferiori. Sì, in effetti abbiamo più scrittori che lettori. È un paradosso veramente incredibile, che è anche molto triste, devo dire. Qua chiudo con una considerazione da lettore compulsivo quale sia. Mi sono capitate tra le mani libri o dei book di nuovi scrittori, giovani o anziani o adulti, non ha importanza. E leggerli è stato una cosa atroce, perché dobbiamo dire in tutta buona fede che la lingua italiana è diventata pressoché sconosciuta al popolo italiano. Tanto che ricordo sempre, alcuni anni fa, in un concorso per avvocati, mi è rimasto in mente questo particolare, ad un concorso per avvocati, questi giovani studiosi della legge, e quindi
debbono necessariamente saper scrivere, furono bocciati perché avevano una conoscenza della lingua italiana scritta talmente misera che non era ammissibile dargli il consenso di diventare avvocati, quindi padrone del logos, padrone della parola, non solo nelle requisitorie d'avvocato in tribunale, ma anche nei testi, capaci di redigere un rapporto. Io lo dico, lo ridico milioni di volte. Quando mi capita di leggere brevemente romanzi della nuova generazione di scrittori italiani, a parte i grandi nomi, e su questo nessuno, ma dico i piccoli nomi o quelli che iniziano credendosi scrittori, la loro professione di più che altro scribacchini, si nota immediatamente un particolare eclatante, è gente che non ha mai letto in vita sua un libro e pretende di fare lo scrittore senza aver letto, cioè è come se, non lo so, un muratore, diciamo, volesse pretendere di costruire una casa senza avere la ben minima conoscenza della materia prima, dell'edilizia. È la stessa cosa, cioè se leggi sai scrivere, se non leggi non sai scrivere, al massimo farai la lista della spesa se ti va bene. Io chiudo qua, caro regista, perché abbiamo parlato, diciamo, oggi dell'introduzione più che altro a questo argomento. Fra 2 settimane parleremo invece degli ebook che da comprare, come leggere i programmi con cui possiamo leggere gli ebook che compriamo o scarichiamo, e quindi poter affrontare, non, e qui ritorno a essere noioso, il passaggio nostro tra il libro cartaceo e il libro digitale, ma ci consente di utilizzare, quando si è fuori casa, quando si sta aspettando l'autobus addirittura, o si è in treno, o in altri posti dove siamo obbligati all'inerzia, possiamo leggere, continuare a leggere i nostri libri amati e portarci dietro una biblioteca talmente grande che addirittura non potrebbe stare dentro al nostro appartamento o in altri posti. Quindi continueremo quest'altra volta, tra 2 settimane, questo argomento, a meno che non avremo qualche ospite. Comunque tengo nel mio computer questa documentazione digitale per la prossima volta. Caro regista, a te la parola, spero di non essere stato noioso, ma è un argomento che mi interessa molto, quindi mi ha dato molto entusiasmo poterlo affrontare. No, nessuna noia assolutamente, Alfredo, ed anzi ti ringrazio per l'argomento, e che in effetti non si tocca praticamente quasi mai. Esatto. Molto, molto difficile sentir parlare di questo, comunque di dare spazio anche a informazioni come questa. Come hai detto bene, Don Chisciotte ritornerà fra 2 settimane, quindi certo. Il 24 ottobre. Ebbene,
A questo punto che dire, se non un arrivederci, un a presto e ovviamente una Grazie. buonanotte. È una buonanotte, siamo stati un po' scarsi con la musica perché l'argomento era tanto vasto, infatti come vedete non l'abbiamo ancora finito, ma Esattamente. ci rifaremo quest'altra volta. Tu Infatti. Certamente aggiornati sempre con della buona musica e non anche di mancherò. qualche libro, ecco. Ah, beh, spero di Non ti... riuscire a riprendere almeno la lettura. Grazie Ecco, ancora per questo. buonanotte. Oh, Buonanotte il anche nostro da caro Saiuz. Il Leone che vecchio va. Sancho Panza per te, Alfredo, il vecchio Sancho Panza. No, Il vecchio Sancho Panza legge o no? ma il mio problema è che io leggo tutto ciò che è tecnica, quindi l'italiano Grazie a è Dio, un'opzione anche su lì. questo argomento che ti serve, il digitale è ricchissimo. Quindi. No, io amo leggere il cartaceo. Sarà perché non ho la vista per il digitale. Ma adesso Perché? guarda che con i nuovi, anch'io la mia vista non è più quella di una volta, devo usare gli occhiali e comunque mi stanco. I nuovi digitali. I nuovi lettori, gli e-readers, sia per il computer sia per i mezzi portatili, i mezzi da tasca, chiamiamo, o quelli digitali, sono estremamente cambiati, specie col miglioramento di questo sistema di cui ho parlato prima, l'e-ink, cioè Sì, l'inchiostro elettronico, e la certamente. possibilità di modificare la pagina in notturno e in diurno, ti facilitano molto la lettura e ti stancano anche meno di quello che stare. Va bene che ormai i nostri occhi sono geneticamente modificati dall'uso continuo o del computer o del cellulare o della televisione. Mi ricordo come ultimo, sai che ho sempre i miei aneddoti. Io ho cominciato a lavorare come programmatore con, e non te li ricorderai certamente, penso che Ugo, che è più giovane, non se li ricorda, i vecchi cari monitor verdi, fosfori Fosfori verdi me li erano. ricordo e come verdi, invece. addirittura, dato che programmavo, quindi ci stavo sopra 7-8 ore al giorno, mi venne un'infezione agli occhi. Proprio per questa continua esposizione, perché fra le altre cose erano anche radioattivi, fra le altre cose, adesso i nuovi. E mi ricordo l'ultima cosa divertente che io programmavo per delle aziende contabili, i monitor che rimanevano sempre accesi tutto il giorno. Sì, è vero. Tutte le pagine fisse, quando li spegnevi, rivedevi la stessa pagina perché il video era corroso dalle radiazioni. È Infatti, vendemmo vero, i famosi schermi protettivi, ti ricordi? è vero. Sì, c'erano i Quelli di. famosi schermi protettivi. Esatto. Adesso, Vabbè. grazie a Dio, questo. Il problema è stato risolto da tanti anni, poi con il colore, tutto è andato Va bene. a posto. Va bene, caro. Allora, un caro saluto a tutti e diamo la parola al nostro regista, Ugo, Il condominio detto non lo cita? il condominio, cioè il condominio deve citare il regista, io non sono il regista di questa sera. Lo so, adesso. Sei arrivato a livelli superiori. Sì, sono salito sulla sedia, sono in piedi sulla sedia, come i bambini che dicevano la Oh, poesia a ma io tavola. penso che una mia amica è caduta e è rimasta in ospedale per un gran pezzo. Vabbè. Ugo, a te il finale. Ringrazio il grande e grosso Saiuz. Come dicevo, come ho detto prima, noi ci risentiamo, caro Alfredo, con la tua trasmissione, ovviamente con te, fra 2 settimane, il 24 ottobre. Io nel frattempo saluto tutto il condominio di Radio Science,
ringraziando sia te Alfredo, ovviamente anche Saiz, per la partecipazione, ovviamente alla trasmissione e ovviamente per il programma in sé. Beh, non c'è altro da aggiungere se non buonanotte. E vai con la sigla! E vado con la sigla? Partita! Sì! Where'd you be?